Lillo Invernizzi ieri è andato sul campo di gara della gara che si svolgerà domenica mattina. Quali sono le caratteristiche sia della gara individuale senior sia di quella individuale per i giovani? Il percorso dei senior e giovani è uguale, è solo che i giovani tagliano la prima salita e gli junior tagliano la prima salita e poi è identico a quello dei senior. Invece i cadetti tagliano la prima salita e la terza, se non sbaglio, del giro grande, insomma. Quindi dislivelli? Allora, è 1000 metri per i cadetti e le junior femminili, 1350 per le senior femminili e i junior maschili e 1750 per i senior maschi. E le condizioni della neve come sono? Ma è neve primaverile, sembra, neve ce n'è, dura. Il percorso molto bello, tutto fuori pista, parte il primo pezzettino che si parte, molte inversioni, discese da stare attenti, veloci, da non perdere velocità nel finale di discesa perché poi ci sono dei lunghi piani e se si perde velocità lì si perde molto, insomma. I tratti più impegnativi quali saranno? Ma ci sono due pezzi a piedi, c'è nella terza salita che i cadetti non fanno però, e c'è una cresta, adesso quella è ancora da vedere se decideranno poi domani in base al vento, se c'è vento o no, se farla, però è un pezzo molto lungo. E poi dei pezzi impegnativi, ecco, insomma, le discese che sono un po' insidiose, c'è qualche salto ogni tanto, qualche saltino da stare attenti, insomma. Come stanno i tuoi ragazzi? I miei ragazzi stanno bene, sono tutti carichi, vogliono partire, confrontarsi, perché di gare qua ne hanno fatte poche e quindi c'è la voglia di confrontarsi con gli altri, insomma. Grazie mille, in bocca al lupo. A te, ciao a tutti.